Cari amici, ben ritrovati. Ci sono sempre alcune zone oscure, poco trattate e approfondite in un libro, in un testo di saggistica, con particolare riguardo ai temi della filosofia, dell'estetica e della metapolitica, come per esempio nell'opera Evoliana, la grande opera Evoliana, di Cavalcare la Tigre. Questo testo è per lo più conosciuto in via generale come una sorta di guida, di orientamento per le future generazioni che si trovano a vivere in un mondo distopico, che non accettano e che però sono condannate a viverlo, comunque sia. Julius Evola allora traccia un percorso per quella categoria di persone che innanzitutto si sentono e sono effettivamente differenziate rispetto alla massa, rispetto a un sistema sovrastrutturale ben definito, qual è quello esistente nell'attuale civiltà moderna e postmoderna, in cui tecnocrazia e valori materialistici sono i suoi aspetti identitari in senso assoluto. Cavalcare la Tigre è indubbiamente un testo di esistenzialismo e anche qualcosa in più. Ma veniamo al punto iniziale delle citate zone oscure o poco approfondite del libro in questione. A pagina 106 di Cavalcare la Tigre, Evola si sofferma su, diciamo, una materia, come dire, che superficialmente può sembrare un po' aliena rispetto all'organicità dell'intero testo, ma che invece ritengo importantissima per quel che riguarda l'orientamento essenziale da seguire per chi voglia restare in piedi in un mondo di rovine. Questa espressione molto cara all'autore, quindi è spesso da lui usata, restare in piedi in un mondo di rovine. Andiamo alla lettura. Il capitolo, vediamo, pagina 106, Cavalcare la Tigre. Ecco, il capitolo è intitolato Distruzioni e liberazioni nel nuovo realismo. Come è possibile immaginare, si ha un'introduzione al pensiero di Ernst Jünger e alla sua opera principale, Der Arbeiter, l'operaio. Evola si è occupato in modo peculiare della visione del mondo jungheriana, anche in altre pubblicazioni, ma sull'argomento tornerò sicuramente in altri miei interventi. Ora veniamo appunto alla lettura. Pagina 106. Ovviamente entro verso, diciamo, la parte mediana del capitolo. Dunque, come simbolo, la macchina rappresenta una forma nata da un'esatta oggettiva adeguazione dei mezzi ad un fine, con esclusione di tutto ciò che è superfluo, arbitrario, dispersivo e soggettivo. È una forma che realizza con precisione una idea. L'idea in tal caso del fine a cui è destinata. Sul suo piano essa riflette dunque in un certo modo il valore stesso che nel mondo classico ebbe la pura forma geometrica, il numero come ente e insieme il principio dorico del nulla di troppo. Vi è chi ha parlato di una metafisica della macchina, forse Heidegger, e di nuovi archetipi che si annunciano nelle forme meccaniche funzionali perfette del nostro tempo. Se ciò non ha alcun senso sul piano prosaico della realtà materiale quotidiana moderna,
ne ha però uno sul piano appunto del simbolo, piano sul quale ciò che abbiamo in vista non è in nessun modo la meccanicizzazione, la razionalizzazione e l'utilitarietà, ma appunto il valore della forma e l'amore per la forma, e dove lo stile dell'oggettività non deve essere scambiato con quello della disanimazione, dove invece si può essere perfino riportati alla linea già indicata della perfezione impersonale in ogni opera. Scusate un attimo. Abbiamo chiuso il cellulare. Questo cicaleccio continuo che ci tormenta durante le nostre giornate e anche per alcuni durante la notte. Vabbè. Allora, non è senza interesse rilevare che un orientamento del genere si era già affacciato in quelle correnti del primo dopoguerra, la cui parola d'ordine fu la nuova oggettività, in tedesco Neue Sachlichkeit. Da libri come quello di Frank Maske, Jugendbewegung, So sind wir, che grosso modo si potrebbe tradurre come la gioventù si confessa, ecco quello che siamo, una cosa del genere. Questo, da notare che questo autore, questo Frank Maske, non è nemmeno citato sul Wikipedia di Google. Vabbè. Quindi, Jugendbewegung, So sind wir. Risulta che non si trattava di esigenze esaurientisi sul piano dell'arte e della letteratura. La nuova oggettività, appunto, nasce come corrente, diciamo, come una sorta di corrente artistica contro l'espressionismo e via discorrendo, questo potete andarlo a verificare. Quindi appunto si riallaccia a questa nuova oggettività il Maske e appunto vuole diciamo asserire che questo nuovo orientamento, questa tendenza, non dobbiamo considerarla unicamente sul piano dell'arte e della letteratura, bensì nella forma interna che, senza volerlo, per effetto dei processi oggettivi generali dell'epoca, si trovava ad avere un tipo umano della nuova generazione. Su questo piano poteva definirsi un realismo che significava freddezza, chiarezza, serietà e purezza, distacco dal mondo dei sentimentalismi, dei problemi dell'io, della tragicità melodrammatica, da tutta l'eredità del crepuscolarismo, del romanticismo, dell'idealismo e dell'espressionismo, un realismo che comportava il senso della vanità dell'io, sembra di sentire Carmelo Bene, e del credersi importanti come individui. Il Maske scriveva appunto: siamo oggettivi, perché per noi la realtà delle cose è grande, infinita, e tutto ciò che è umano è troppo piccolo, condizionato ed intriso di anima. Egli parlava della lingua delle cose e delle azioni da sostituire a quella dei sentimenti, di una forma interna che non ha a che fare con libri, cultura o scienza, tanto che nel barbaro essa può essere assai più precisa
che nel civilizzato del mondo borghese. Pertanto vi era chi aveva usato l'espressione oggettività ascetica per definire questo orientamento ed era stata anche ricordata la famosa formula di Stravinsky, gelare le cose. Si sottolinea qui, far da premessa, né un pessimismo né una celata filosofia della disperazione, non è che si fossero avuti in vista valori e fini di cui ormai si riconosceva l'illusione, l'impotenza a dirigere la realtà o l'inadeguatezza ad essa. È il senso stesso di essi che è inesistente, per cui l'agire è libero in un'atmosfera pura e fredda. Per le analogie con quanto può essere proprio al dominio dell'arte il masche, esemplificando, si riferiva ai criteri che Albrecht Schaffer aveva seguito nel tradurre Omero. Albrecht Schaffer, famoso poeta tedesco. Quindi appunto aveva seguito nel tradurre Omero. Dare l'altezza del lontano, del diverso, dell'estraneo, mettere in risalto non l'episodico ed il sentimentale, bensì una laconica monumentalità, rigida più che commovente, enigmatica più che familiare, oscura e greve più che liscia e pulita. I tratti essenziali del nuovo atteggiamento erano stati infatti indicati appunto nella distanza, nell'estraneità, nell'altezza, nella monumentalità, nella laconicità, nella revulsione da tutto ciò che è calda vicinanza, umanità, effusività, espressionismo, la linea dell'oggettività nelle figure, di una freddezza e grandezza nelle forme. E via di seguito. Ecco, questo potrebbe essere un orientamento, come ha tracciato il Masche, che può essere assunto da un tipo umano differenziato che quasi in modo jungeriano deve combattere contro la macchina, contro la tecnica, contro la tecnocrazia, ma il suo diventa un combattimento interiore, tralasciando tutto ciò che riguarda l'aspetto più debole della propria coscienza, del proprio io, cosicché può tramutare, come si diceva nell'antica alchimia, il ferro in oro, appunto, cavalcare la tigre, trasformare ciò che è negativo in positivo. La salute sia sempre con voi. Un caro saluto da Umberto Salmeri.